Eccoci qui sul luogo della leggenda, siamo nel terrazzo dell'hotel delle leggende, dove ogni tanto posti foto dei tuoi piedi. È vero, sono diventato anche, come si dice quando si, la perversione dei piedi, Sì, il feticismo. feticismo, Ecco, esatto, chi mi segue questo ragazzo su Facebook, che viene. No, su risponde Instagram. su Instagram, scusami, su Instagram, ogni tanto, soprattutto nel mese di agosto, rischia di vedere Foto dei delle miei foto dei piedi. suoi piedi, Vabbè, gratis, però gratis. poi se Cioè, siamo in nel primo piano senso, ci sono i piedi, poi noi dopo vendiamo i c'è il mare. corsi, gli OnlyFans di Giuliano Bandinelli è È gratuito, per gratuito. adesso è gratuito. Però l'anno scorso era più bello, perché da uno C'era da qua la non coppia. possiamo inquadrare tutto il palazzone, però da una di queste finestre, in una stanza abbastanza figa, a un certo punto hai messo una coppa. Sì. C'erano i Una piedi e coppa. la coppa. Cioè, vedi la coppa? Quest'anno ho solo messo i Infatti, piedi per adesso. per un anno mi hai fatto utilizzare quella foto brutta fatto così, perché devo dimostrare che sta picca fosse nelle tue mani. È a casa, ragazzi, tranquilli. Ragazzi, siamo sul luogo della storia del poker italiano, perché Giuliano l'ha fatta l'anno scorso, è stato un EPT stratosferico. Io gli EPT memorabili me ne ricordo qualcuno, però non so dire se quello che è successo l'anno scorso abbia seri rivali, probabilmente sì, però noi italiani ce lo ricordiamo per mille motivi, perché è stato un torneo che è andato con una sceneggiatura quasi da thriller, però con il lieto fine che quasi era impossibile aspettarsi, e tutto quello che è successo, come poi tu ti sei messo a impreziosirlo con tutta una serie Di di flexate. flexate, sketch, di momenti, il poker, i dealer che hanno combinato l'impossibile. E quindi quello è stato l'APT di Barcellona 2022. Siamo invece adesso nel 2023, a 2 giorni dall'inizio del main event dell'APT, e Giuliano Bandinelli l'abbiamo ritrovato qui nella terrazza dell'hotel, ed è fresco di ritiro spirituale in mezzo. Nelle montagne. Sì, fresco Alto è Adige. diventato da Bandinelli. Prima l'abbiamo fatto diventare Braindinelli. Adesso Adesso invece dobbiamo fare il nuovo corso ai ai Dinelli. dinelli, perché siete in mezzo alle caprette. Ai Dinelli, quindi, ai Dinelli, come torni a Barcellona? Che emozioni hai nel tornare in questo posto? E che cosa significa per te essere di nuovo qui? Cioè, avere di nuovo. Nel poker non si può realisticamente parlare di difendere il titolo, Esatto. di fare il back to back, però sei qua, insomma, ci sono un po' di la tua faccia gira un po' in giro per il Sì, casinò, certo. ci sono dei Mi chiedono posti. foto, insomma, sì. A parte l'emozione delle persone che ti riconoscono, e prima di riuscire a metterci qua per fare le video ci abbiamo messo un quarto d'ora a persona, cosa ci racconti? Ma difficile spiegare a parole le emozioni, diciamo, il mix di emozioni che ho dentro, sicuramente di tornare in un posto così speciale dove l'anno scorso, tu hai detto giustamente, si è scritta la storia del poker, ho scritto la storia del poker italiano, diciamo, volendo anche una pagina della storia europea e mondiale, perché è stato ad Continuiamo a oggi, ribadirlo, perché ribadiamolo, perché comunque sì, questo ad ragazzo oggi. qua ha fatto la storia del poker italiano, è indiscutibile. Non so quante persone abbiano risultati comparabili e quali possiamo comparare, so quali sono i risultati italiani, ma sono pochi comunque quelli comparabili. Europea, perché oh, il Ad oggi main event è il più grande magari campionato europeo della storia. domani Ad sfonda il oggi, ragazzi, ad record, chi lo oggi è il sa. record, è il più grande campionato europeo nella storia di questo Il gioco. mondiale, perché cavolo, è È l'EPT, cioè l'EPT, varrà più di un braccialetto sì, Usopp, di un assolutamente, mille di un con cioè, quindi. certo. Quindi entrare in sala, comunque sia, ad ogni pausa, appunto, ci sono almeno 3 o 4 persone che mi vengono a chiedere le foto. Passare per i corridoi anche solo per andare in bagno e vedere un po' la mia faccia ovunque, è sicuramente una bella Anche emozione. l'accoglienza dello staff, comunque qui sono molto Sì, tutto lo staff che molto c'è dietro, calorosa, sì, oltre che cordiale. assolutamente, assolutamente.
fanno sentire assolutamente una persona, non solo che è il vincitore dell'anno scorso, però sì, c'è molto, molto calore umano dietro da parte di tutto lo staff. Questo è uno staff davvero meraviglioso, quello dell'EPT, e tutta la macchina, perché voi magari vedete appunto, non so, il capo floorman del main event o qualche altro, ma c'è una macchina con centinaia di dealer, tutte le persone che stanno dietro alle riprese televisive, il capo di produzione, cioè c'è una macchina incredibile per mettere, mettere, per esempio, proprio, cioè, qua facevo le foto al tavolo finale, cioè quello che sarà il TV table e quel tavolo finale, c'era un sacco di gente che lavorava dietro per preparare poi quelle riprese televisive. E ancora siamo a due giorni prima del day 1, quindi nel senso, cioè, c'è un lavoro che parte da giorni prima per essere tutto pronto, oliato per bene, perché sennò poi tutte quelle giornate passate a seguire le dirette non si potrebbe fare se non ci fosse la gente, cioè, che... l'anno scorso tu non so se tu hai la percezione di quanto folle è stato seguirti, perché giustamente tu stavi giocando, avevi un livello di coinvolgimento abbastanza alto, sì. Le persone che erano qua giustamente ti vedevano dal vivo, erano dietro, quindi ti stavano lì a seguire, però l'impatto che ha avuto quel torneo è proprio, non sai quante persone mi dicono al telefono, oh, ma io quell'estate lì sono stato tutte le sere a seguire il tavolo finale fino all'ultimo, tutte le giornate precedenti, ha avuto un impatto storico anche da questo punto di vista. Ricordiamoci comunque in un periodo dove il poker non è forse nel maggiore splendore in Italia, e l'ha visto chiunque, qualsiasi, credo che l'abbia o in diretta oppure comunque a scaglioni dopo, veramente qualsiasi appassionato di poker ha visto almeno uno spezzone di quel tavolo finale. Però si sono mischiate le vacanze estive, Barcellona, quindi un fuso orario europeo, cioè veramente ci sono poche altre situazioni in cui sono stati fatti risultati di peso. Io mi ricordo quando ho seguito il primo braccialetto moderno, che era quello di Rocco. Però era difficile da seguire perché era comunque un braccialetto di notte, sì, tutto il fuso orario, certo, influisce negativamente. Vegas, poi tutti i risultati fatti a Vegas sono. Questo qua è stato proprio iper seguito ed è rimasto tanto tanto impresso nella storia. Poi ci sono stati bonus, My Family is Really Rich, We Are Too Good at Poker to give you one euro. Mormone, sì. Cioè, conosco le citazioni, ma è meglio del Mormone, perché poi ho detto anche one euro, I don't give you one euro. Ne ho detto un po', ne ho detto un po'. Però quello è la provenienza di una cosa. Per specificare, rimarcare. E quindi siamo qui in questa macchina di un sacco di tornei che ci sono in giro. Insomma, comunque, ecco, l'EPT è il simbolo del poker europeo, il torneo più difficile. Però ad esempio oggi qua c'è il torneo da 5,50 che è un torneo iper popolare, ieri c'è stato il 1000, quindi è un posto che raccoglie veramente tantissime persone di ogni estrazione, di ogni livello pokeristico. E passando un attimino più al lavoro che facciamo assieme, cioè insegnare agli appassionati a, non dico fare quello che hai fatto tu, perché anche persone equipaggiatissime per farlo possono provarci un'intera vita e non riuscirci mai, però quello è il sogno pokeristico oggettivamente, non c'è sogno più grande, quello, vincere un main event TT così importante, vincere il main event di Lusotto, un torneo importantissimo del Lusotto, un paio durante l'anno che di questo prestigio. Beh, quando si parla del poker dream è questo, no? Anche come rapporto buy-in, vittoria, non è neanche vincere il super high roller da 200k, no, perché appunto lì devi fare un investimento molto alto per avere pochi buy-in rispetto a quello che metti in gioco, quindi il sogno è quello, no? Con un buy-in comunque alto, perché il main EPT chiaramente ha un buy-in alto, però accessibile tra virgolette, di fare 300-400 volte quello che, sì, che è un torneo tradizionale, per quello che rappresenta il torneo tradizionale. C'era Bubu Conan che parlava dei romantici del poker, no? Di questa idea che se inseguiamo questo siamo spinti dall'emozione, no? di non solo da un calcolo squisitamente razionale di provare a ottenere dei soldi. E in questo contesto ci sono vari livelli di dream, di poker dream che si possono costruire. Uno è quello del main event PT, oggi appunto c'è il 550, c'è stato il 1000, ci saranno altri tornei di questo tipo. Cosa cambia all'interno di questa situazione? Perché
Ovviamente non ci sono tutte le persone che oggi sono iscritte al 550, non te le ritroverai iscritte tra 3 giorni al 5K. Abbiamo incontrato molte persone che ci hanno detto: guarda, io oggi è il mio ultimo giorno, voglio giocare, parto domani, parto tra 2 giorni. Quindi molte persone qui non sono per il main event e immagino che molte altre arriveranno proprio per il main event. Ma riusciamo a fare una distinzione rispetto a quello che è il livello e il gioco che si può esprimere nei tornei più popolari e quello che poi è il gioco che hai dovuto affrontare te? Sì, allora sicuramente quando giochi in un field pieno di occasionali, io ho giocato il 1100 ieri comunque sia, quindi ho avuto ennesima riprova ma ho comunque abbastanza esperienza anche di field molto semplici, perché comunque durante le tappe PT ho sempre giocato anche i primi eventi che hanno un buy-in più accessibile, e poi qualche volta gioco anche comunque gli eventi italiani, l'IPO e qualcos'altro, e quindi insomma conosco il field di quasi tutti occasionali. Chiaramente gli aggiustamenti che devi fare rispetto a quando gioco in un field dove la maggior parte invece sono professionisti, come può essere un NPT, nei field facili cerco di prendermi gli spot a minor varianza possibile, quindi cerco di giocare più post flop, cerco di callare un po' più stretto di quello che sarebbe giusto callare gli all-in degli avversari, quindi quando c'è una mano close con cui, al limite con cui potresti callare un reshove oppure foldare, sono sempre più nella parte conservativa nei field facili, perché poi puoi vincere chips in maniera agevole post flop. Quindi questi sono un po' gli aggiustamenti. Chiaramente se c'è sono varie tipologie di ricreazionali, c'è per esempio la tipologia che è curiosa e quindi se ha qualcosina, un fold al river, quindi chiaramente contro quella categoria bisogna underbleffare, barra non bleffare. Una mano molto interessante prima di sì. Non bleffare mai, insomma bleffare molto poco. Viceversa, magari c'è qualcuno che riconoscendoti invece folda di più di quello che dovrebbe, quindi con lui ne puoi un po' approfittare. Cioè, diciamo, in un field ricreazionale, invece che pensare troppo a come va giocata la mano tecnicamente, devi adeguarti molto a seconda di chi hai davanti. Quindi invece che giocare la mano in maniera GTO, comunque anche solo facendo molti calcoli matematici, certamente importanti, ma bisogna molto adeguarsi e cercare di capire il più in fretta possibile che tipologia di ricreazionale hai davanti, perché vedo ricreazionale ok, ma ci sono varie tipologie di ricreazionale. Invece in un 5K magari molti volti del mio tavolo sono conosciuti, quindi ci ho già giocato, so che tengono delle linee. Vabbè, sì. Direi che comunque molti mi conoscevano già prima, no? Per non diciamo rafforzare quest'idea, che chiaramente è più magari i ricreazionali non italiani che prima non mi conoscevano, i reg comunque stranieri mi conoscevano già perché gioco il circuito eccetera. Quello che volevo dire è che in un torneo comunque appunto più pieno di reg, a volte puoi anche cioè se sai che stai giocando contro un avversario che tiene delle linee abbastanza ottimali, sei molto più concentrato sulla parte matematica, sulla parte combinazione, conteggio delle combo, piuttosto che attento se gli pulsa la vena, piuttosto, perché tanto sai già che quel tipo di giocatore non ti dà nessuna informazione, quindi devi cercare di giocare la tua mano, la tua combo nella maniera migliore da un punto di vista matematico. C'hai poche informazioni che riesci a trarre dagli errori dell'avversario, che tendenzialmente commetterà pochi errori. Ovviamente chiedo un'altra cosa, però le ultime frasi che hai detto mi hanno fatto venire in mente una domanda che ritengo più interessante, perché noi abbiamo sviluppato Brain Dinelli, che è il corso dove sostanzialmente Giuliano ti insegna a ragionare come lui in una mano di poker, detto in 10 secondi è questo, e questo ti dà accesso a tutta una serie di strumenti, strategie, vantaggi che puoi sfruttare al tavolo. Però quello che voglio chiederti è: secondo te, tu che comunque ormai da una vita frequenti comunque i massimi livelli del poker, i risultati seri nel mondo del poker internazionale, arrivato al 2014, 2013, forse addirittura la Monaco Cup,
La Monaco Cup inizia a essere con 330.000 euro. Al Super Tuesday. Ah sì, 2014 Super Tuesday, sì, quindi 2013-2014 ho la Monaco Cup. Qualcuno può dire, ah sì, ma è un 1000 side event. Invece so, certo, allora, 2014 è il torneo più impossibile della settimana, per forse non so se il livello all'epoca era comparato. Uno dei tornei più difficili del panorama mondiale, assolutamente. E cosa, secondo Giuliano Bendinelli, cosa vedi tu nelle persone che affronti? Le persone, quelle che sono gli appassionati, no? che vengono qui, si vanno in torneo, ma anche online, che mettono così tanto sforzo, così tanto appassionati di poker, che giocano però poi non ce la fanno, cioè non hanno quel livello di gioco che servirebbe loro per competere. Quali sono le differenze, secondo te, cioè, tra il Brandinelli, quindi il livello di gioco che un professionista ai vertici del mondo esprime, e quello che ha sia un reg magari mediocre, sia un giocatore occasionale che viene, magari si iscrive, ma lo fa domani, spende 5.000 euro per le tutti di Barcellona, però tu lo vorresti al tavolo, non piange appena se ne va, e sai che hai un sacco di vantaggi su di lui. Quali sono le differenze, quindi? Qual è la differenza? Sì, proprio. E quindi, diciamo, prendi meglio originale, come prende vantaggio? Dove vede le... che anche tu parlavi di reg mediocre, appunto, mettiamo un attimo il focus lì, che ce ne sono tanti, perché poi chiaramente c'è, per fortuna, soprattutto qua a Barcellona, un grosso riciclo di ricreazionali anche benestanti, ricchi, che possono giocare anche i buy in alti. Però poi man mano magari che vai avanti nel day 3 e day 4, i ricreazionali magari sono usciti, perché chiaramente commettono errori molto gravi, e quindi sono rimasti i giocatori forti e poi un po' di reg mediocri. I reg mediocri sono quelli che non fanno tanti errori, e comunque quando li fanno non li fanno gravissimi, però non sono neanche forti abbastanza dal prendere il massimo vantaggio da ogni spot. Quindi l'esempio più classico, la differenza fra me e un reg mediocre a livello pratico, può essere che in una mano, non lo so, dove hai un punto forte ma non fortissimo, il reg mediocre checka back il river e io invece betto per valore. Il reg mediocre folda uno spot dove magari c'ha bottom pair, che io invece callo perché comunque il mio avversario è una run out dove overbleffa. Cioè le mani più complicate, il reg mediocre non arriva a quella giocata e quindi tende a cercare la via più sicura, quindi perde valore quando io ne prenderei, folda quando io ero callerei, cioè non riesce a trovare le mosse più difficili. Chiaramente nelle mani semplici, a differenza del ricreazionale che magari commette errori anche nelle mani semplici, il reg mediocre nelle mani semplici gioca più o meno come me. Però poi nel poker ce ne sono una serie di mani complicate che invece il reg mediocre va a giocare molto peggio, in un senso o nell'altro, rispetto a come giocherei. In questa direzione la chiusura che faccio io sul reg mediocre è che comunque quando giochi a un livello mediocre, appunto, stai funzioni al tuo livello, però non puoi stare a livello successivo, cioè quei pochi o tanti più extra che tu riesci a prendere nelle mani che sai giocare meglio degli altri si trasformano nella tua possibilità di stare in un field come questo e poi di vincere. E allo stesso tempo questo stesso livello di ragionamento trasferito in un livello più basso, dove altri ci stanno comunque bene, comunque ti permette di schiacciare il livello, di distruggerlo, di avere una tranquillità di gioco che altre persone non possono permettersi. E infatti in questa direzione volevo dire che comunque tante persone mi chiedono, ma studiare il lavoro di Giuliano, se io faccio un buy-in bassi serve? E dico, il lavoro di capire a un certo livello di profondità come si gioca a poker è fondamentale per avere il controllo anche a livelli più bassi, per avere la capacità di gestire quelle mani difficili anche contro gente scarsa arriva. Quindi più riesci ad andare in profondità a gestire una mano, e più costruisci vantaggi concreti per uscire da mani pericolose, prenderti vantaggio da mani pericolose, andare più avanti nei tornei, trovarti più a tuo agio nel gestire le situazioni finali. Poi con un livello medio-basso magari a un buy-in, a un low stakes ci stai pure, però il grafico fa così e non è neanche scontato che poi vada su, magari sta sempre attorno allo zero. E
invece per quanto riguarda il confronto con la gente proprio scarsa, che tu dici che fai di più, insomma, questo cosa sta facendo? Qual è la differenza tra te e lui? Tra te e me la differenza, io sono il giocatore più scarso del... Il giocatore scarso tendenzialmente riesce a commettere errori anche laddove è difficile commettere. Ora notavo ieri un pochettino di miglioramento anche da parte dei giocatori ricreazionali, soprattutto sulle sides. Credo che magari non abbiano capito il perché, ma copino semplicemente i ragazzini più giovani, e quindi ho visto signori di 50 anni che magari prima aprivano per 4x5, adesso più o meno aprivano per 2 preflop, fare le sides di 3-bet più o meno giuste. Quindi, perché alla fine è semplice, dici vabbè, non ho capito bene il perché, però copio quello che fa. Tu sai quanta gente compra DNA, poi c'è scritto una cosa molto semplice: apri per 2 questi eventi, quindi è facile. Comprate DNA Beninelli, non si può sbagliare nel seguire DNA Beninelli, sono un gioco preflop spiegato e una size da utilizzare, no, limp dovunque, apertura per 3, per 4. Quindi ho notato un miglioramento dal punto di vista delle size, però poi dopo invece allo showdown leva, perché magari vedi quello e dici ah, ma allora è un po' migliorato, perché comunque, però poi dopo invece la prima volta che gli vedi girare le carte, che ne so, magari bettano un river che hanno una mano che è un chiaro check perché non hai valore da prendere, ma è troppo forte per bluffare, no? Noto quello soprattutto, cioè terza coppia che non si fa mai chiamare da peggio e allo stesso tempo non fa mai foldare meglio, quindi è proprio un chiaro check, loro bettano e poi magari è il classico motivo, ah ma perché pensavo che non avesse meglio, capito? Ma allora check, cioè si betta solo o se vuoi prendere soldi, oppure se vuoi prendere chips, insomma, al tuo avversario, oppure se invece vuoi far foldare il tuo avversario, quindi nel senso invece ah ma non gli facevo, ah ma non pensavo, e quindi punto, cioè non è che magari pensano ma se non gli facevo un punto superiore però non posso prendere valore, devo checkare, cioè hanno diciamo un processo di pensiero che a cui manca parecchi pezzi e quindi non riescono poi a partorire la soluzione corretta. E quindi andiamo sempre nell'altro mio cavallo di battaglia storico: ragazzi, dovete imparare a giocare lo stop, cioè, dovete capire la mano in profondità, perché dovete capire sta mano laddove i vostri avversari sbagliano. 10 anni fa gli errori erano tutti preflop, o quantomeno gli errori preflop erano talmente grandi che erano sufficienti a fare una carriera. Oggi il vantaggio di una persona che vuole seriamente competere passa per quanto più in profondità capisce la gestione del post flop, la capacità di prendere scelte adeguate nei tornei che gioca e quindi di organizzare una tattica corretta. Morale della favola: c'è un corso spettacolare che dura una quarantina di ore, cosa assurda, tra 30 e 40 ore, veramente un sacco di materiale. Io ho presente la metafora del deposito di Gio Paperone, quindi Gio Paperone si buffa per farsi i bagni lubrificanti e ritornare pieno delle sue facoltà. Brandinelli è questo, cioè la bracelet edition di Brandinelli, un corso che è veramente stupendo, vi porta a un livello di gioco che probabilmente non avete mai sviluppato, vi dà degli strumenti di ragionamento del poker. L'altro giorno ero a fare aperitivo con i ragazzi e mi dicevano con i nostri corsisti, e una delle cose che dicevano era che io non riuscivo a capire l'importanza di studiare il poker prima di darvi dei soldi, sì. Dopo invece lo so che sembra appunto dici ma quei soldi magari li impiego per giocare, perché li devo mettere per studiare, ma ragazzi veramente cioè con diciamo i soldi con cui ci giochereste qualche buy-in a livelli anche molto molto bassi, invece iniziate a capire come si gioca, e quindi invece che essere sempre dalla parte durante i tornei che subisce, no? Dalla parte lesa, potete iniziare a essere dalla parte, prendere controllo di quello che state, esatto, facendo, perché molte volte quello che succede ad un appassionato è giocare a poker, subire senza subire quello che succede, subire a guidare una Ferrari senza patente, non esatto un Ferrari forse manco si muove, però immagina che riesce a guidarla, non è bello. Sì, giocare senza strumenti non è proprio neanche divertente, non ne facciamo solamente una questione di appunto profitto o perdita, ma anche proprio una questione di divertimento, cioè credo che se uno gioca male non si diverte neanche, cioè quelli che mi dicono no vabbè ma io gioco per divertimento, ok, ma anche se giochi per divertimento, per almeno funziona così per me, per divertirmi, ma non sto parlando del poker che chiaramente è il mio lavoro, ma anche in altri ambiti, non so,
piace a me che a Mario piace giocare a tennis, mi piace giocare a paddle, chiaramente non sono un professionista, però mi piace migliorare e mi piace giocare, credo di essere un ottimo amatore, perché se gioco male, ci sono sicuramente le cose che mi riescono male, non mi diverto neanche, quindi se c'è uno sport che mi riesce male, raramente avrò voglia di giocarlo, gioco ad altre cose che mi riescono meglio. Però la differenza è che, per esempio, con il tennis, con tutti gli altri sport, comunque con il tennis te ne accorgi che giochi male. Pover, no, perché Pover, hai quella dannata, quello showdown, il flip che vinci, colpo per fortuna, di fortuna attribuisci tutte le cose. Sì, è vero, però se fai un'indagine un po' più approfondita, secondo me, se sei onesto soprattutto con te stesso, un po', se sei scarso, te ne accorgi. Quello sì. Cioè, bisogna essere anche un minimo onesti con se stessi, perché chiaramente se non lo sei e vuoi imprecare sempre la sfortuna, il poker ti permette di farlo, perché dici, ah cavolo, Giuliano ti aspetta, io non gioco più a poker, quindi sono qua a Barcellona a fare il turista. Vacanza, sì. Allora, Giuliano ti aspetta al 1000, al 550, al 550 se lo fa, al 1000, al 2000, cioè, 1000, 2000, quello che volete giocare. Giuliano ti aspetta, se, non, se sei uno sempre sfortunato, esatto. Giuliano ti aspetta a Barcellona. No, però a parte quello, cioè, nel senso, se volete trovare alibi, ovviamente, mentre nel tennis è un po' più difficile, se perdete sempre, nel poker potete dire, sì, ma io ok, non sarò fortissimo, però sono sfortunati. Però se invece volete fare un'analisi un po' più oggettiva, magari a parte quel coin flip perso, a parte quella giocata sfortunata, magari state sbagliando anche tante cose, bisognerebbe avere quell'onestà intellettuale lì. Abbiamo fatto il poker click, abbiamo fatto il corso di poker click, in questo caso il poker click è proprio capire la profondità di quello che c'è dietro il poker e iniziare a utilizzarlo. Brandinelli fa questo, Giuliano farà questo nell'EPT, abbiamo detto che manca ancora qualche giorno. Due giorni. Dopo domani devono. Giochi domani. D1A? Sì, D1A. E poi se non dovesse andare bene, quindi già un good luck gigante a Giuliano. Grazie, ragazzi. Nella difesa di questo titolo. Anche se abbiamo spiegato, insomma, per non creare false aspettative, che non è come sono che gioca a poker alle false aspettative. No, dai. No, ok, però non vorrei che appunto io soprattutto per i giocatori. Io avevo le false aspettative a Wimbledon 2018 di Federer, ma di Giuliano Bendinelli a Barcellona 2023. Ricordiamoci, ragazzi, che farà comunque, io spero di conservare il record e quindi spero che faccia meno di 2300 giocatori, ma anche se così dovesse essere ne farà comunque 2000, 2100, quindi tantissimi. Sarebbe già comunque una specie di back to back, già andare a premio o comunque sia andare più avanti possibile. Poi è chiaro che non metto mai limiti alla provvidenza, abbiamo fatto talmente, cioè ho fatto, insomma, non voglio fare il plurale maiestatis, una cosa talmente incredibile l'anno scorso che mai dire mai. Comunque anche quest'anno ho le mie chance, cercherò di giocarle al meglio, ed è come una pallina, no, nella roulette, non è che perché è venuto 20 volte rosso la 21 volte, la 21esima volta non può rivenire rosso, esattamente uguale, quindi chiaramente posso vincere, però ci sono altri 2000 e rotti giocatori che cercheranno di evitare questo back to back, quindi seguitemi ragazzi, io ci metterò il 110% per fare del mio meglio e come sempre i risultati non sono del tutto controllabili, però invece le prestazioni sì, e vi posso garantire che mi impegnerò per fare la prestazione migliore possibile. Giuliano Bendinelli da Barcellona, dall'hotel che ospita il torneo, cioè non proprio, però insomma qua nella stessa struttura, e good luck a Giuliano. Ciao a tutti, ciao ragazzi. A tutti.